Presidente, ovviamente avendo i tempi contingentati interverrò solo su alcune questioni che riguardano questo bilancio che, come da tradizione del Partito Democratico, anche in questo bilancio di assestamento non possiamo non rimarcare l'attenzione particolare verso le fondazioni. Ovviamente non tutte, ma nello specifico le fondazioni, così come fu come rilevamo l'attenzione particolare anche nell'assestamento dello scorso anno, in questo caso anche in questo caso la fondazione è riconducibile a un'area politica specifica e ad esponenti del Partito Democratico. Infatti, dopo aver stanziato 1,5 milioni di euro nel 2017 per la Fondazione delle Scienze Religiose Papa Giovanni XXIII, che noi contestammo ampiamente con un emendamento dell'ultimo secondo presentato dalla Giunta, anche quest'anno avete, come dire, trovato il modo per finanziare un'altra fondazione, la Fondazione Simbola di Ermete Realacci, noto esponente ECODEM del PD, alla quale fondazione garantirete 25.000 euro subito più 10.000 euro ogni anno. Quindi avete trovato anche in questo bilancio l'occasione, insomma, per assicurare qualche soldino alla fondazione, prima alla Fondazione delle Scienze Religiose, oggi alla Fondazione Simbola. Non si sa bene perché. Sicuramente è tutto legale, altrettanto sicuramente per noi è inopportuno. Tra l'altro io avrei avuto il piacere che qualcuno della Giunta rispondesse di questa scelta, presumo fosse interessata l'assessore Gazzolo, che però non vede in aula, e alla quale avremmo voluto chiedere spiegazioni. Come abbiamo fatto per la Fondazione per le Scienze Religiose, di cui l'assessore Bianchi si assunse tutte le responsabilità, venendo poi successivamente in commissione e dando le proprie spiegazioni, su cui io, anche oggi noi comunque rimaniamo convinti della nostra posizione. Oggi in quest'aula avrei avuto il piacere di avere delle spiegazioni da parte dell'assessorato, perché quelle che sono arrivate in commissione dal consigliere relatore di maggioranza non ci hanno convinto, anche perché non sono arrivate praticamente motivazioni sul perché dobbiamo entrare in questa fondazione. Poi c'è tutta la partita dei centri di formazione, dove è successo praticamente di tutto. Rispetto a questa partita che rientra all'interno dell'assestamento al noto articolo 18, noi sin dall'inizio abbiamo manifestato più e più perplessità sulla formulazione, che era evidentemente troppo ampia e che avrebbe assicurato meno soldi ai comuni da investire nei centri di formazione a totale partecipazione pubblica, come ha tenuto a rimarcare anche nella sua relazione il collega Boschini. Peccato che le nostre critiche in commissione sono state inizialmente tutte rimandate al mittente, quindi abbiamo lavorato innanzitutto nella totale indifferenza della maggioranza. Ricordo di aver coinvolto il collega Campedelli in maniera informale, il quale ci ha tenuto a confermare la correttezza dell'articolo dello specifico. Quindi, oltre all'indifferenza della maggioranza, anche alla negazione delle criticità direttamente in commissione dal relatore di maggioranza. Dopodiché, siccome secondo noi queste criticità continuavano a sussistere, ho voluto personalmente coinvolgere la Giunta nella persona dell'assessore Bianchi, che è stato molto disponibile e con il quale siamo riusciti in qualche modo a mettere una pezza a questa formulazione ambigua con un emendamento concordato anche con un collega della maggioranza. Peccato che questo emendamento in commissione sia stato praticamente fotocopiato e superato dall'emendamento del collega Campedelli, che in commissione non c'era neanche. Quindi io mi chiedo addirittura come il collega abbia fatto a depositare un emendamento senza neanche essere presente, e semplicemente per mettere una bandierina su un tema sul quale in questi anni l'attenzione da parte della maggioranza non è stata poi così presente, anzi direi che si è andati nella direzione opposta.
Eppure il collega che ha voluto in qualche modo mettere la bandierina, come ripeto, in commissione non si è neanche presentato a perorare questa causa. E oggi ci ritroviamo, sicuramente per un errore materiale dovuto alla caotica gestione di questa partita, con questo articolo 18 che non ha acquisito, non ha recepito l'emendamento fotocopia del Partito Democratico all'emendamento del Movimento 5 Stelle che era stato votato in commissione. Ecco, oggi noi abbiamo ripresentato i medesimi emendamenti, però vedo che qui sul mio tavolo c'è una nota della Presidente della Commissione che noi apprezziamo per la pazienza che ha avuto rispetto a questa partita, che sostanzialmente recepisce appunto l'emendamento che tutela i centri di formazione totalmente pubblici. E poi siamo voluti intervenire con tutta una serie di emendamenti che abbiamo riproposto anche in aula e che in commissione purtroppo sono stati bocciati, che però noi riteniamo particolarmente utili. Intanto ritorniamo sulla partita del registro dei tumori e ci ritorniamo per un avvenimento, come ho avuto modo di dire anche in commissione, importantissimo, perché in conferenza delle regioni, in data 21 giugno 2018, finalmente è stato approvato lo schema di regolamento per il funzionamento del registro dei tumori, che era l'ultimo tassello mancante per poter finalmente attivare il registro dei tumori. Per cui, siccome crediamo non ci siano veramente più scuse, chiediamo che in legge almeno ci si dia delle tempistiche. Quindi abbiamo inserito un tempo di 90 giorni per attivare finalmente questo registro. In più chiediamo anche che la Giunta venga a riferire ogni 2 anni sui risultati dell'attuazione del registro dei tumori. Siamo voluti intervenire anche rispetto a un'altra questione che ci sta a cuore e sulla quale c'è stato un ampio dibattito, che è il tema degli IRCCS. Sapete benissimo che la nostra posizione è in contrasto con quello che questa maggioranza ha deciso di fare, quindi la strada verso il riconoscimento degli IRCCS privati. Però chiediamo che in legge venga specificato che la Regione finanzi esclusivamente gli IRCCS pubblici o comunque con una governance pubblica. E infine un'altra questione che è stata sollevata anche in questi giorni grazie un servizio della Gavanelli che riguarda le liste di attesa, in particolar modo le liste di attesa dell'ospedale Rizzoli di Bologna e la gestione dell'ospedale che porta i cittadini in qualche modo a rivolgersi al privato. E in questo caso interveniamo cercando di limitare l'attività libero professionale in regime di ricovero. Come si diceva anche dall'inchiesta, i ricoveri all'interno dell'ospedale Rizzoli sono diminuiti del 2% nel 2015, dell'8% nel 2016, del 10% nel 2017, e però contemporaneamente le liste di attesa inspiegabilmente si sono allungate, tanto che siamo arrivati a 6 interventi chirurgici su 10 entro 6 mesi. Chiaro, e dall'altra parte però ovviamente aumentano le prestazioni all'interno del privato, quindi crediamo che in questo senso sia necessario intervenire e regolamentare la questione esattamente come è stato fatto per le liste di attesa, e quindi chiediamo che questa regolamentazione si è estesa anche a ricoveri ed interventi chirurgici, perché l'obiettivo è quello di privilegiare l'attività pubblica rispetto a quella libero professionale, ovviamente per le strutture ospedaliere pubbliche, e ridurre i tempi di attesa anche per quanto riguarda appunto i ricoveri e gli interventi
chirurgici. Parallelamente a questo abbiamo fatto un'altra richiesta, e qui concludo anche perché lascio la parola ai miei colleghi visto che il tempo è poco, che è quella della trasparenza sulle liste di attesa, perché il sito della Regione Emilia-Romagna non è chiaro da questo punto di vista. Noi chiediamo che le liste di attesa vengano esplicitate per singola struttura e non per ASL, cioè noi vogliamo che ogni singolo ospedale presenti le proprie liste d'attesa in modo chiaro, perché in questo momento le liste d'attesa evidentemente del Rizzoli non risultano dalle comunicazioni che vengono fatte su questo sito, che sembrano tutte rispettare la normativa vigente, e nei fatti evidentemente, anche come l'inchiesta dimostra, non è così.